Buongiorno a tutti, faccio un video sulla nazione italiana e se la nazione italiana sia unita e più o meno rispetto ad altri paesi europei. E lo faccio in risposta a un video di Davide Fabbri che dice appunto che l'Italia è un paese fondamentalmente molto unito se comparato ad altri paesi. Ad esempio la Germania, in cui a parte i dialetti che hanno lo stesso impatto che hanno nel nostro paese, un'unità nazionale raggiunta tardi, ha portato a una frammentazione linguistica, diciamo, un po' come in Italia. Ma per esempio lui aggiunge, a Germania ci sono almeno due confessioni principali, laddove in Italia c'è una sola confessione religiosa. Oppure fa la paragone della Spagna, dove abbiamo, oltre a dei dialetti o lingue, se vogliamo chiamarle così, ovviamente la definizione è molto farraginosa, quindi chiamiamoli dialetti, ma se consideriamo la differenza che c'è tra il catalano e il castigliano, vediamo delle differenze molto forti, che forse in certi versi si possono riscontrare anche in Italia, però in questo senso, perché non dimentichiamoci che la grande famiglia delle neolatine è divisa in due sottogruppi, le neolatine occidentali e le neolatine orientali, e il confine passa proprio tagliando metà l'Italia. Il nord Italia parla dei dialetti neolatini occidentali, e chi li conosce si rende conto di quanto essi siano diversi dal toscano o dalla lingua standard italiana, mentre dalla Toscana in giù si parlano dialetti del neolatini orientali, e quindi sono più affini all'italiano stesso. Questo è un esempio comunque di quello che dice Fabbri, con cui io non sono del tutto d'accordo. Secondo me è una provocazione, perché l'Italia è fondamentalmente un paese che è giunto all'unità molto tardi, solo un secolo e mezzo fa, e ha delle differenze interne molto forti, storiche, che esistono dai tempi dell'unità, della prima unità della penisola sotto l'impero romano, quando la parte meridionale era per lo più, almeno le coste, di cultura greca, di cultura in parte punica, dove i cartaginesi riuscirono ad attecchire in Sicilia, e sannitica nella parte centrale, mentre il nord era per lo più coperto da popolazioni galliche, e il Veneto aveva delle popolazioni autoctone, e lo stesso la Liguria. Quindi una differenziazione su cui il latino è andato a sovrapporsi, creando un'unità che durante l'epoca repubblicana prima e imperiale poi pian piano è andata amalgamandosi. Non dimentichiamoci che ancora al tempo di Cesare quella che è la Padania non faceva parte, non veniva considerata parte integrante della geografia italiana, verrà considerata parte dell'Italia solo più tardi, idem, anzi molto più avanti invece sarà la questione della Sardegna e della Sicilia, che durante l'impero non verranno mai considerate parte integrante della penisola italiana, ma province. Detto questo, noi vediamo che sussistono delle differenze comunque, che linguisticamente io sono d'accordo che c'è un sottostrato dialettale con grandi differenze che passano appunto nella linea Senigallia, Massa Senigallia, e che è l'isoglossa che separa quella che è la Romania occidentale dalla Romania orientale, ovvero le neolatine occidentali dalle neolatine orientali, e si vede, chi conosce il lombardo, chi conosce il piemontese, vede quanto essi siano diversi, o anche l'emiliano e il romagnolo, vede quanto questi dialetti siano diversi strutturalmente rispetto a l'abruzzese, il laziale, il campano, eccetera. Detto questo, oggi però gli italiani parlano tutti la lingua italiana standard. Le nuove generazioni sono completamente inserite in una nella conoscenza della lingua italiana standard. Quindi io sarei pronto a dire che l'Italia ha delle grosse differenze, tranne che linguistiche, perché linguisticamente l'Italia ormai è completamente, ha accettato, per motivazioni storiche, culturali, eccetera, l'italiano standard come la sua lingua nazionale. E nessuno lo contesta. Nessuno usa il piemontese, il lombardo, o ha pretesa che il napoletano abbiano valore letterario pari all'italiano standard. Ma ci sono grandi differenze invece per quanto riguarda la cultura, il modo di essere, l'alimentazione, anche la religiosità. Laddove siamo tutti, la maggioranza è cattolica, il cattolicesimo del nord è diverso dal cattolicesimo meridionale. Perché il cattolicesimo meridionale è più un cattolicesimo fortemente caratterizzato un'attenzione alle figure minori, diciamo, che sarebbero i santi, in un modo quasi pagano.
esistono varie percezioni di varie divinità, pseudo-divinità, che al nord sono molto più limitate, in un'ottica più calvinista, per cui c'è più una visione religiosa distaccata verso più la divinità principale, punto. Anche la religiosità è diversa, il sud è molto più attento in maniera anche acritica, laddove il nord è più smaliziato, è più è più scettico. Cioè c'è un'accettazione della religiosità come componente sociale, ma è meno pervasiva della vita di tutti i giorni. Sull'alimentazione, anche qui sicuramente tutti mangiamo, gli italiani amano mangiare pasta e pane, ma anche qui c'è una differenza. Il nord tende comunque a mangiare meno il pane, la pasta, per quanto sicuramente questi sono due caratteristiche molto forti, ma per esempio una grande differenza alimentare è che il nord, quindi il nord Italia, diciamo più o meno dalla Romagna in su, ha una caratteristica dell'utilizzo del burro, come il centro Europa, laddove il centro sud Italia tende fortemente a prediligere l'olio, specie di oliva, e verso il burro ha addirittura dei pregiudizi, che possono essere anche legittimi, ma non è questo il punto, è questione di gusti alimentari. Il momento in cui si comincia, tra virgolette, l'attività giornaliera, al sud si parte tendenzialmente più tardi e si finisce più tardi, si tende ad avere l'orario spostato verso le ore del giorno, quindi si comincia alle 9 magari a lavorare e però si va a letto più tardi, mentre il nord tende ad avere una partenza anticipata, come è più si va verso il centro Europa più si tende ad avere un orario di inizio delle attività anticipato. E queste sono solo alcune delle differenze. Mi viene in mente una citazione perché questa è anche una percezione che non abbiamo solo noi italiani, ma che è presente anche all'estero. Mi viene in mente la citazione di uno scienziato, non ricordo dove l'ho lessi, ma credo nella sua biografia, che disse che gli abitanti del nord Italia sono uno dei popoli più civili d'Europa. E questo era uno scienziato che ha avuto l'occasione di vivere nel nord Italia per qualche tempo, dopo il diploma, poi andò a studiare in Svizzera e quindi ci rimase per un po', ma non troppo, e amò abbastanza comunque il nord Italia. E è interessante notare questa distinzione. Lui non era mai andato più sud di Bologna, d'accordo, ruotava intorno a Pavia, Milano, qualche volta Genova, però è interessante questa distinzione. Gli abitanti del nord Italia, quindi anche un tedesco, perché lui era di origine tedesca, che sta in Italia, percepisce questa differenza e ci tiene a rimarcarla, che non vuol dire che ovviamente non è un giudizio di merito, che allora al sud non lo sono, ma percepisce questa differenza. Del resto, per chi conosce un po' la Germania, sa che l'Austria e la Baviera sono delle realtà culturali diverse nelle abitudini, nel modo di essere, eccetera, per quanto parlano tedesco standard anche loro, ovviamente con le differenze dialettali del caso, rispetto al centro Germania. Lì c'è anche una differenza confessionale, di religione, che ha permeato anche il modo di vivere di queste regioni. Ora, lo scienziato in questione era Einstein, quando visse agli inizi del secolo in Italia. Ma è un esempio. Credo quindi che se viene percepito comunque da uno straniero che ha messo piede in Italia per poco tempo, i genitori avevano aperto un'attività, quindi ci stavano da più tempo, ma lui ci stette poco e poi continuò a studiare a Svizzera, ed essendo di lingua tedesca continuò la sua carriera in Svizzera e poi in Germania, quando come dire, la sua carriera accademica esplose dopo il 1905. Questo per dire cosa? Che secondo me è una provocazione quella di Fabri, che l'Italia è un paese unito. Tutti i paesi hanno delle differenziazioni, d'accordo? Pensiamo all'Inghilterra, pensiamo alla Germania stessa, ma ci sono paesi molto più uniti invece di noi, però. Perché il fatto che circolano paesi come l'Inghilterra, in cui c'è una Scozia che ogni tanto chiede l'indipendenza, come la Catalogna, eccetera, allora non vuol dire che noi, siccome abbiamo la Lombardia che ogni tanto, cioè, abbozza tentativi di indipendenza non tanto convinti, allora noi siamo più uniti. Siamo un po' più uniti di loro, abbiamo una coesione maggiore per molti versi, ma comunque non siamo una nazione profondamente unite in questo senso. Nazioni Unite sono la Polonia, Nazioni Unite sono, soprattutto quando sono piccole, la Repubblica Ceca, il Portogallo,
che sono molto, essendo anche più piccole, è più semplice per loro avere una omogeneità, anche se non è detto, perché la Georgia, che è un paese molto piccolo, ha profonde differenze etniche e linguistiche al suo interno, quindi non necessariamente. Laddove, per esempio, gli Stati Uniti, per il modo in cui si sono costituiti, eccetera, è vero che ci sono grandi disperequazioni economiche, il Texas non è New York, però linguisticamente gli Stati Uniti sono una realtà omogenea, laddove la stessa Inghilterra non lo è, non dico il Regno Unito, l'Inghilterra non è omogenea linguisticamente, o la Francia anche stessa. Quindi credo che quella di Fabri fosse una provocazione che nasce proprio dal fatto che esiste una differenziazione all'Italia, ma che questa provocazione nasce, e con questo concludo, da un'esigenza che io poi condivido, devo dire, ma un'esigenza tra virgolette propagandistica che noi abbiamo cominciato a vivere dall'Unità d'Italia in poi, per la quale fin dall'Unità d'Italia a scuola si faceva partire le lezioni dicendo: chi siamo? Noi siamo italiani e abitiamo in Italia, e che è un paese unito. Quindi dall'Unità d'Italia c'è stata la tendenza, proprio perché si era consapevoli del rischio di spaccatura di questo paese, proprio perché si era consapevoli delle differenziazioni che potevano portare a un rischio di frattura e di secessione, tra virgolette, eccetera, che si è forzato una convinzione quasi un po' dogmatica, se vogliamo, no? Un articolo di fede: l'Italia è una e indivisibile. Tant'è che è stato riportato anche nella Costituzione. E perché riportare nella Costituzione un articolo così, l'Italia è una e indivisibile, se non ci fosse la paura che qualcuno potesse metterla in discussione questa volta? Non si deve, nelle leggi, non si deve dichiarare l'ovvio, si deve dichiarare quello che c'è il rischio che possa essere compiuto contro certe cose, quindi si precisa che non va fatto. Quindi credo che l'analisi corretta sia che noi viviamo questa esigenza storica, che ha questa propaganda, tra virgolette, ha avuto dei buoni risultati. Oggi l'Italia è un paese che non rischia la secessione anche grazie a questo. E perché ci si è convinti, anche perché, e con questo veramente concludo, l'etnografia moderna, a differenza di quella passata, sa che l'unità nazionale non è determinata dalla lingua, o non è determinata solo da quello. La lingua non è un concetto determinante nell'unità nazionale. Ci sono nazioni con lingue diverse che si considerano un'unica nazione, e ci sono nazioni con la stessa lingua che si considerano nazioni diverse. Ad esempio, croati e serbi si considerano due popoli diversi. Austriaci e tedeschi si considerano due nazioni diverse, parlano la stessa lingua. Laddove ci sono invece, come dicevo, nazioni che hanno lingue diverse al loro interno, ma questo non li porta a credere di essere due nazioni diverse. Quindi il concetto di nazione è un concetto complesso, è una questione di identità, di consapevolezza, di percezione, ok? Di che cosa si è. E l'Italia, secondo me, con tutte queste caratteristiche differenti, che poi ci sono anche molte cose che invece la uniscono l'Italia, per esempio una cosa che unisce gli italiani, secondo me, che dal mio punto di vista è un pregio, è che gli italiani tendono ad avere una certa capacità autocritica nei confronti del loro paese, cosa che per i francesi per esempio è impossibile, e per altri paesi è impossibile, mentre ci sono altri paesi che lo fanno, intendiamoci, ne conosco uno in particolare, ma l'Italia ha questo pregio di sapersi denigrare, magari anche un po' denigrandosi giustamente in maniera anche un po' gratuita come sfogo, però è anche una ricchezza nel momento in cui un'autocritica, e la nazione evita di cadere in un'autoesaltazione. A me fa un po' ridere, devo dire, quando sento anche da parte degli italiani che qui ci sarebbe il 70% delle opere d'arte, che l'italiano è la lingua più bella del mondo, eccetera. Voglio dire, ha lo stesso effetto che avevano i francesi su Schopenhauer, quando si decantavano come l'ultima delle lingue classiche, insieme con il greco e il latino, e Schopenhauer diceva: guarda, qui questi sono sbruffonerie rendono solo i francesi più ridicoli. Ecco, quindi credo che un pochettino più di constatazione anche dei limiti del paese, di sapere essere autocritici, sia una ricchezza. È un pregio che questo, per esempio, è una cosa che unisce tutti gli italiani, perché io ho sentito la critica verso l'Italia dalla Sicilia
alla vetta d'Italia, quindi in questo gli italiani sono abbastanza uniti come in altre cose. E ribadisco, secondo me l'Italia non rischia una secessione, perché si percepisce come una nazione oggi come oggi, una nazione particolare che ha delle caratteristiche che la differenziano dalle altre nazioni, in cui la lingua è una componente, e non c'è solo quella, ce ne sono anche altre, insomma. Poi io personalmente faccio fatica a vedere una nazione superiore agli altri, cioè veramente per me è aliena questa cosa. Trovo invece che le differenze tra le varie nazioni siano una cosa, per chi ama viaggiare, una cosa molto bella, perché quando si va in un'altra nazione e si vedono le differenze, uno è piacevole di per sé, come quando si mangia qualcosa di diverso. Due, e con questo veramente concludo la mia prolissità, io non ho mai imparato così tanto grammatica italiana come quando ho cominciato a studiare il francese, perché confrontarsi con qualcosa di diverso ti permette di prendere consapevolezza di quelle che sono le caratteristiche peculiari che tu davi per normali. In realtà sono caratteristiche solo peculiari. Il fatto che si mangi molto pane non è una cosa che vale per tutto il mondo, è una cosa tipica dell'Italia, di altri paesi latini, ma non di altri paesi. Altri paesi hanno altri elementi per come cibo generico riempitivo, diciamo. E così anche altre cose. Il fatto che la lingua italiana è strutturata in un certo modo è una caratteristica della lingua italiana, che magari condivide con le altre neolatine, non sempre, ma è una caratteristica. Ci sono lingue che non hanno il verbo essere. Ci sono lingue che non hanno il verbo essere. Andiamo un po' oltre. Non dico non hanno le declinazioni, non hanno i generi, non hanno i numeri, non hanno il verbo essere, e comunicano comunque tranquillamente, normalmente, e sono esseri umani come noi. Quindi questo ci fa capire, nel confrontarsi con questa realtà, quanto noi siamo immersi nella nostra cultura, e a volte ci sembra che questa sia la normalità, la natura. In realtà è solo la nostra cultura. Detto questo, concludo veramente, attendo dei commenti su cosa pensate voi dell'unità d'Italia, del fatto che questa sia una nazione comunque a modo suo unita, e non come dice Fabri, ma sicuramente più di altre, quindi è una nazione abbastanza matura e consapevole della propria unità. Grazie, al prossimo video.